Sì, oggi vorrei parlarvi del reverse engineering e penetration testing delle applicazioni Android e come renderle più sicure. Nella vita, diciamo, faccio ricerca e sviluppo per questa società che si chiama Via Forensics, che si occupa di sicurezza mobile. E la sede principale è a Chicago, negli Stati Uniti. E lavoro da remoto. In passato ho lavorato come sviluppatore Android e iOS e parte del mio lavoro per Via Forensics è fare penetration testing su applicazioni mobile di clienti. E quindi il mio talk di oggi prende dall'esperienza di questo lavoro di penetration testing e quella da sviluppatore per offrirvi alcuni consigli su come fare reverse engineering di applicazioni e penetration testing, ma anche di come rendere le vostre applicazioni più sicure su Android. Come vengono svolte queste analisi di sicurezza sulle applicazioni? Beh, solitamente si parte con molto poco, si parte generalmente solo con l'APK dell'applicazione e qualche account se necessario. Se c'è qualche parte network dell'applicazione da utilizzare. L'analisi si può diciamo, spezzare in due branche, quella dinamica e quella statica. Quella dinamica diciamo, coinvolge un po' tutto quello che concerne il far girare del codice sul device e fare comunque delle azioni come ad esempio leggere il logging o sniffare il traffico, roba del genere. Il resto viene svolta un'analisi statica dove effettuiamo il reverse engineering dell'applicazione e cerchiamo di capire le funzionalità di questa senza avere il codice sorgente e eventualmente trovare anche delle vulnerabilità poi da sfruttare. Di cosa trattiamo oggi? Trattiamo di reverse engineering. Che è il processo, come dicevo prima, di ricostruire la comprensione delle funzionalità dell'applicazione senza avere accesso al codice sorgente, e quindi con poca informazione, e come proteggersi da questo tipo di attacco implementando una buona obfuscation. Poi parliamo di tampering detection, che a grandi linee poi approfondiamo, è il rendere la nostra applicazione abile di rilevare quando è stata modificata e quindi reagire in modo attivo, come ad esempio non funzionare o mandare un alert allo sviluppatore che qualcuno sta cercando di craccare o modificare la nostra applicazione e c'è una versione modificata in giro, insomma. Poi parliamo di come fare logging in modo sicuro, di come salvare file e network storage in modo sicuro e la superficie di attacco che l'Inter-Process Communication su Android offre. Poi trattiamo di un argomento che spesso non viene trattato, che sono gli attacchi alla memoria RAM, che è una tipologia di attacco che di solito nei talk viene un po' trascurata. Poi in appendice, tempo permettendo, ho inserito alcuni argomenti più avanzati per magari le persone che già si occupano di sicurezza informatica e vogliono comunque diciamo, imparare qualcosa da questo talk, anche se magari le altre cose le hanno già viste. E quindi guarderemo un po' di runtime manipulation, cioè di iniettare codice a runtime nel sistema e nelle applicazioni, senza modificare alcuna APK o alcuna libreria. E vedremo un'applicazione un po' divertente di questa modifica a runtime del codice, creando un cheat per un baro per un gioco Android. Se volete iniziare a fare queste attività su applicazioni Android e iOS, vi consiglio questa distribuzione Linux gratuita e open source che si chiama Santoku Linux e che contiene tutti questi tool che vi andrò a presentare. E sono già installati e la distribuzione è molto leggera perché utilizza un ambiente grafico molto leggero, quindi potete usarla tranquillamente in una virtual machine oppure anche su computer non,
non molto potenti. Ed è sponsorizzata dall'azienda per cui lavoro, però è un progetto totalmente a parte e gratuito. Bene, come avevamo detto, dobbiamo iniziare a partire dalla PK, però molto spesso noi le applicazioni le scarichiamo dal Google Play e rimangono dentro il device. Quindi intanto dobbiamo riuscire ad estrarre questa PK dal device e qui vi ho messo tre tecniche, ma poi ce ne sono altre, per estrarre la PK dal device alla macchina dell'analista o dell'attaccante. Due di questi metodi utilizzano ADB. Quanti di voi conoscono ADB? Ok, bene, quasi tutti, perfetto. Allora, così lo spiego solo a grandi linee. ADB sta per Android Debug Bridge ed è un software con diverse componenti. Alcune componenti girano sulla macchina dello sviluppatore analista a seconda della prospettiva e una parte gira sul telefono Android. ADB è un tool molto potente che offre molte funzionalità oltre a quelle di debug per fare operazioni interessanti sul telefono tramite cavo USB o anche tramite network, che magari non viene utilizzato molto, ma potete anche evitare di utilizzare il cavo se vi serve. Due di queste utilizzano ADB. La prima utilizza ADB Backup, che è una funzionalità che non è molto pubblicizzata in ADB, ma passandogli il package name e un po' di flag si può fare da Android 4.0 in poi, quindi praticamente tutti i device ormai, si può fare il backup dell'APK e della cartella privata del device anche senza root, che quindi è molto comodo se l'applicazione è backupabile. La terza invece utilizza sempre ADB, apre una shell e qui invece ci serviranno i permessi di root sul telefono. Poi ognuno sceglie la maniera che gli è più comoda e consona. Si possono usare anche applicazioni di terze parti come Astro File Manager o Titanium Backup. Bene, adesso che abbiamo il nostro APK possiamo partire a fare reverse engineering. E qui vi presento un paio di tool gratuiti che... Il primo è molto noto, anzi entrambi sono molto noti, APK Tool. Ma se qualcuno vuol fare qualche domanda, scusa, non avevo visto. Il slide è stato a vostra disposizione? Sì, dopo penso che... Se le slide saranno a vostra disposizione. Sì, cioè io vorrei le pubblicherò e penso che ci sia da parte dell'organizzazione qualche maniera per metterle insieme sul sito. E quindi abbiamo il nostro APK e vogliamo iniziare a fare reverse engineering e qui ci sono due tool gratuiti che trovate anche dentro Santoku se volete provarla, APK Tool e Smiley Back Smiley. Smiley Back Smiley è un tool, cioè sono due tool, uno è un assembler e l'altro è un disassembler per il bytecode della Dalvik Virtual Machine. Su Android le applicazioni, se sono scritte in Java, il codice gira sulla Dalvik Virtual Machine, quindi il bytecode deve essere per quella VM lì. Praticamente con Smiley Back Smiley possiamo ottenere un disassemblato, tra virgolette, del codice Dalvik. Non so se si vede nelle slide, diciamo che è una mezza via tra codice ad alto livello e codice a basso livello. Ci sono delle specie di registri, anche se poi non è che sono registri della CPU, e poi ci sono tutte delle classi e metodi e nomi di metodi, quindi nonostante sia un disassemblato, non è come un disassemblato per ARM o x86 che si capisce molto poco. Qui ci sono molti metadati e è molto ben leggibile, quindi è già un buon punto di partenza per capire quello che fa l'applicazione, però possiamo fare ancora meglio, come vedremo dopo. APK Tool è solamente un wrapper attorno a Smiley Back Smiley e ad altri tool che prende in pasto un APK e ci dà in output l'Android Manifest, le risorse e il codice Smiley disassemblato. E quindi diciamo che questo già è un buon punto di partenza. E solitamente si fa sempre un tipo di questa estrazione dell'applicazione perché
perché la peculiarità del codice Smalley è che è uno a uno con il bytecode, quindi se noi effettuiamo delle modifiche su questo disassemblato, poi noi possiamo ricompilare l'applicazione, rifirmarla, e se non abbiamo commesso errori nella nostra sintassi, possiamo farla girare. Quindi questo viene utilizzato dai cracker, attaccanti e scrittori di malware per craccare le applicazioni, inserire funzionalità malevole e così via. Dimmi. Ah, ma ti sento pure. È per la registrazione. Ah. penso che volevo chiederti, parlavi che posso prendere l'APK, disassemblarlo e tutto e poi rifirmarlo. Sì. Per rifirmarlo posso farlo in automatico o ho bisogno in qualche modo di avere i codici signature? Chiaramente non puoi utilizzare la chiave dell'altro sviluppatore, devi firmarlo con la tua chiave, e quindi magari, come saprai, se la chiave è diversa, poi Android la controlla quando vai a fare degli aggiornamenti, quindi insomma quella cosa lì è ben fatta, è necessaria, fortunatamente, sennò chiunque potrebbe modificare e mandare degli aggiornamenti con malware dentro e nessuno se ne accorgerebbe. Però quello che succede, posso farvi degli esempi che volevo fare dopo, ma visto che siamo in argomento mi fa piacere farli adesso. Cosa succede? Spesso mi è capitato di vedere che ci sono persone che prendono applicazioni popolari da Google Play oppure open source e ci iniettano dentro dell'advertising e poi le ripubblicano su Google Play con un altro package name e con la loro firma, con il loro account, e così la gente, diciamo gli utenti meno più ingenui, meno skillati, si scaricano l'applicazione e questo qui si fa i soldi con la vostra applicazione su account di advertising, oppure cambiano il codice delle API di advertising e alla fine i soldi dei click vanno a finire a loro. Beh, diciamo che non so se hai visto i numeri delle applicazioni che vanno a finire su Google Play, sono veramente tanti. Diciamo che un approccio automatico per riconoscere questo tipo di cose è molto difficile, quindi purtroppo a me è capitato di vedere dove lavoro che abbiamo dovuto fare una segnalazione perché c'era un'applicazione che abbiamo trovato cercando delle parole chiavi ed era il clone di un'altra applicazione con iniettato dell'advertising, poi tu ti rivolgi a Google e se hai ragione insomma te la abbandonano dal Google Play. Oppure ad esempio se avete una versione a pagamento della vostra applicazione, un gioco o roba del genere, spesso succede che l'attaccante si scarica il gioco a pagamento, se fa il backup come ve l'ho detto, entro 15 minuti fa il refunding così non ve lo paga neanche e poi fa il cracking e lo mette sul forum e voi avete finito di guadagnare. Dopo vediamo, cioè è software, quindi diciamo che si fa quello che si può, perché nel senso sono tutte protezioni software, quindi se una persona è determinata in un modo o nell'altro ce la fa. L'importante è quanto tu alzi questa asticella di difficoltà, che dopo è chiaro che gli attaccanti vogliono magari avere un ritorno economico e quindi tu più glielo rendi difficile e meno, più sforzo è necessario, più risorse e così via. Dimmi. Mm-hmm. Sì, aiuta perché comunque lì in effetti avrei dovuto inserirlo nelle slide, è un'ottima domanda. Quello aiuta come modello diciamo di monetizzazione, fai in app purchase, la gente scarica la tua applicazione gratuita e compra, però recentemente era anche uscito un hack per comprare cose in modo gratuito, però è stato cambiato perché era un bug nell'implementazione di esempio che dava Google. Però il vero problema dell'in-app purchase è che tu fai solo un acquisto di un bene che è sul device, non viene da nessuna parte e quindi diciamo è tutto lì nel software, e quindi in una maniera o nell'altra se uno vuole craccartelo, ad esempio se hai un gioco di ruolo e tu vendi una spada, ad esempio, no? E
come questa spada qua è virtuale, è presente solo nel tuo software, non è un bene che arriva giù dal tuo server. E Google ti dà la possibilità di proteggerti nel caso tu scarichi della roba dal tuo server. Praticamente l'utente fa un acquisto con Google Play e ti arriva un receipt firmato. Tu mandi questo receipt firmato al tuo server dove hai i tuoi contenuti, come ti posso fare l'esempio di un magazine. Tu sei un'azienda che vende magazine, mandi questo receipt al tuo server, sul tuo server verifichi che sia firmato con la tua chiave di sviluppatore, quindi nessuno l'abbia craccato o fatto il tampering di questo receipt, e poi se buono gli dai giù il giornale. Però puoi capire che qui la situazione è diversa, perché in questo caso hai un asset sul tuo server e quindi hai tu il controllo del codice e qualcosa lì. E invece diciamo che sono due categorie di NAP purchase diverse, e una è difficilmente proteggibile e l'altra invece ci sono i mezzi per farlo. Comunque puoi sempre cercare di fare una cosa del genere anche con beni di tipo della spada del gioco, insomma. Magari puoi scaricare dal server qualche asset in più per il tuo gioco o cose del genere, e poi buttarli dentro a runtime, e senza quello ovviamente non funziona, quindi diciamo ti sei protetto meglio. Come dicevo, possiamo fare di meglio nel reverse engineering. Vado un po' veloce perché c'è un po' poco tempo. Possiamo fare meglio in termini di comprensione. Possiamo usare questo tool che si chiama Dex2Jar, che è un tool che converte il codice il bytecode della DALL Virtual Machine in bytecode per la Java Virtual Machine. E voi direte, ma che cavolo mi serve avere del bytecode per la Java Virtual Machine? La comodità è che possiamo utilizzare tutta una serie di decompiler per il bytecode Java. Quindi passando da Java poi possiamo ottenere questo, che non so se si vede, però praticamente otteniamo una versione molto leggibile del codice Java della nostra applicazione. Come vedete qui in questa foto, lo sviluppatore non ha implementato alcuna forma di obfuscation, quindi il codice è molto leggibile e un attaccante basta che legga questo decompilato per capire esattamente dove andare ad agire, cosa fa l'applicazione e trovare vulnerabilità. Quindi questo è già diciamo l'80% del lavoro. Come possiamo difenderci da reverse engineering? Prima di arrivare là, magari questi li faccio un po' più rapidi. Questo è un altro tool, però a pagamento, se qualcuno di voi è interessato a farlo, diciamo, in maniera un po' più avanzata, il reverse engineering su Android, c'è questo tool che si chiama Jab Decompiler, il primo decompilatore nativo per bytecode Dalvik. A pagamento non costa un po', però è un ambiente integrato dove possiamo rinominare i metodi delle classi, che dopo viene molto utile in questo contesto. Quando noi implementiamo la obfuscation nella nostra applicazione, come potete vedere, questo è il codice Java della nostra applicazione dopo che è passato per un offuscatore. E come potete vedere è molto meno intelligibile. Sono stati cambiati i nomi delle classi, i nomi dei metodi, i nomi dei package, e sono stati inseriti anche del codice nei metodi per rendere meno chiaro il funzionamento. E come potete capire, per fare reverse engineering di questa cosa qui bisogna metterci molto più sforzo, e soprattutto viene comodo quel tool che vi ho fatto vedere con la funzione di renaming, per rinominare pian piano queste classi e ricostruire un'applicazione comprensibile. Una domanda al volo. Sì. In pratica io mi è capitato di usare il decompilatore, quello gratis, si chiama JD GUI. Dex2Jar, questo? Hai ottenuto... ok, dimmi. No, quello che volevo sapere è che capita a volte che il codice non si riesce sempre a disassemblare. Certo. Penso perché ci siano inner class anonime o comunque ci sono dei meccanismi tali, sì, per cui la virtual machine fatica a capire che cosa succede. Non so esattamente. Quello che volevo capire è, uno, se l'altro tool a pagamento supera queste problematiche e se si possono sfruttare eventualmente per proteggere meglio il codice. Sì, allora, a queste due domande, la risposta alla prima domanda è sì, questo a pagamento è molto più robusto
anche a trucchi di attaccanti, perché ci sono una serie di trucchi per evitare di farti decompilare l'applicazione, che si usano soprattutto nel malware. Comunque questo è molto più robusto e praticamente io non l'ho mai visto fallire, quindi se ti interessa una cosa un po' più robusta, questo te lo garantisco, insomma. Quello che puoi fare, se non vuoi andare su tool a pagamento e poi le parti non correttamente decompilate, puoi andartela a studiare nello Smali, e quindi fai un po' più di fatica, però diciamo ci metti una pezza. Poi qui non l'ho messo, ma questo GDGUI è fermo a Java 5, quindi quando incontra delle robe un po' più recenti, diciamo si impazzisce. E c'è un altro tool che però non ho messo perché ancora diciamo in beta, che se vuoi te lo posso riferire, che supporta anche Java 7, è un decompilatore un po' più nuovo, però ancora acerbo. Qui ho messo degli altri tool, se poi volete vederli, sto cercando un po' di accorciare per prendere un po' di tempo, per fare reverse engineering delle librerie native su Android, perché su Android si può scrivere anche codice in C++ con Android NDK e utilizzarlo nelle nostre applicazioni con JNI. E come ci difendiamo allora dal reverse engineering? Intanto c'è siccome è un problema molto sentito su Android, e gli sviluppatori Android del team Android lo sanno, e già dalle release iniziali hanno integrato ProGuard nel build environment, ed è molto facile da attivarlo. Basta scommentare una linea nel file di progetto e compilare questo file di configurazione, e stando attenti a non fargli offuscare alcune classi, perché poi Android va a usare magari Reflection, oppure dove usiamo Reflection, e quindi i nomi devono rimanere uguali. E questo tool non è specifico Android, è un offuscatore Java, e quindi fa quello che può. Come vedremo dopo, c'è una soluzione migliore, ma è a pagamento. Questo è completamente gratuito, se per iniziare insomma va bene. Questo è il risultato, come avevo detto prima, è già un buon livello. Se vogliamo diciamo fare sul serio, c'è questo tool DexGuard, che offre una licenza commerciale nominativa, quindi voi sviluppatori prendete una licenza e poi fate tutte le applicazioni che volete, offuscate tutte le applicazioni che volete. Non vorrei dire una baggianata, quindi forse meglio se lo guardi su internet. Sono dopo, visto che ci sono anche le riprese, non vorrei sbagliare. È dallo stesso autore di ProGuard, però ha fatto questo prodotto commerciale che funziona benissimo ed è specifico Android. Infatti si chiama non a caso DexGuard, che richiamando il file Dex, che è il file che riconosce, che contiene il codice dal Vic Virtual Machine, e si utilizza un file di configurazione molto simile a quello di ProGuard. E la cosa figa che offre in più sono il supporto a string encryption e code encryption, quindi voi potete proprio criptare alcune classi o alcune parti della vostra applicazione, anche librerie native, classi e le stringhe, che questo è molto utile, perché quando si va a fare reverse engineering la prima cosa che si guardano sono le stringhe, perché magari voi avete lasciato dentro delle stringhe di debug e così via. Già questo può dare una grossa idea di quello che fa un'applicazione. Questo è come è il decompilato di un'applicazione offuscata con DexGuard. Come potete vedere è un casino, perché i nomi delle variabili, i nomi dei metodi hanno dei caratteri cinesi, adesso non so che lingua sia, ma sono caratteri strani, e le stringhe, come potete vedere, sono in byte array e sono criptate. Quindi un'applicazione offuscata con DexGuard richiede uno sforzo notevole per fare reverse engineering. Tampering detection, come dicevamo prima, fate pure delle domande in corsa, così se ne avete. Tampering detection, come dicevamo prima, è consentire alla nostra applicazione di capire quando è stata modificata e reagire in modo attivo, quindi fate poi quello che volete. Un consiglio che posso darvi è, se fate un detection di questo tipo, di usare l'obfuscation per rendere più difficile all'attaccante di individuare il vostro codice di protezione, e mettere i controlli in più punti in modo che non ci sia un single point of failure, e
cercare, se fate crashare l'applicazione, di non rivelare dov'è il codice di protezione. Quindi scordatevi di lanciare delle eccezioni, che vi viene un bello stack trace, e così l'attaccante vede proprio dov'è il codice. E qui infatti vi ho fatto vedere un esempio, perché spendere ore a implementare una funzionalità di tampering detection, quando poi la mettiamo in una sola riga senza obfuscation, e l'attaccante basta che inserisca un cancelletto nello smally, ricompili, e già ho craccato l'applicazione. Logging. Su Android abbiamo un framework di logging molto buono, che si chiama Logcat, però spesso come sviluppatori ne abusiamo, e poi li lasciamo lì anche nelle build in produzione. Quindi magari va a finire che spesso mi è capitato di vedere applicazioni nel Google Play che loggano password o robe del genere nei log, e per un attaccante questa è una manna dal cielo, perché sia una persona con accesso al telefono che un malware può leggere facilmente i log. È una cosa che si fa di solito, e il modo migliore per liberarsi di questo logging senza preoccuparsene è usare ProGuard o DexGuard, che possono strippare il nostro, strippare forse non è il termine corretto, possono rimuovere le chiamate a Logcat dal nostro codice, quindi non rimangono dentro neanche le informazioni. In questo talk ho cercato di darvi degli esempi dal mondo reale, quando è possibile, per contestualizzare un po' quello di cui andiamo a parlare, e soprattutto farvi vedere che anche se uno è un'applicazione importante, un team di sviluppo eccezionale, è un top developer, a volte sbagliano anche loro dal punto di vista della sicurezza. E su Android si possono salvare i file nello shared storage, però il problema è che quasi tutte le applicazioni, in Android 4.4 ha messo una protezione molto blanda con questo permission, però praticamente tutte le applicazioni possono leggere dallo shared storage. E qui potete vedere Evernote, Evernote salva tutte le nostre note nello shared storage, e quindi qualsiasi malware o attaccante ci può andare a leggere le nostre note. Qui ad esempio vi ho fatto vedere che ho una nota con i dati della mia attività, però immaginate che c'è molta gente che ci salva le password dentro PIN del bancomat, carte di credito, roba del genere, quindi non è molto bello. Quindi voi direte, vabbè, non salvo nello shared storage, salvo nella mia cartella privata dell'applicazione Android e sono al sicuro. Sì e no. Questo è il provider della mia VPN. Penso che la VPN sia una cosa per gente che si preoccupano abbastanza della loro sicurezza, quindi ho messo la mia bella password a 36 caratteri e l'ho utilizzata nel mio client per Android. Poi dopo, quando sono andato a vedere, ho visto che loro la salvano in plain text, nella loro cartella. Quindi il mio sforzo di utilizzare 36 caratteri è stato vanificato dagli sviluppatori, e quindi dobbiamo stare attenti a non salvare anche informazioni sensibili nella nostra cartella, anche se privata, perché come l'esperienza ci insegna, escono sempre nuovi exploit per Android, i malware possono elevare i loro privilegi e avere accesso di root. Un attaccante oppure un analista forense, se ha accesso al nostro cellulare, può estrarre tutte queste cose e poi insomma tutto fa brodo. Stessa cosa, stesse considerazioni che bisognerebbe cercare di encriptare sono i database SQLite, che utilizziamo molto su Android, e qui c'è il mio Money Manager, che hanno salvato il PIN in testo nel database SQL. E voi direte, vabbè, cosa te ne frega, è il PIN di Easy Money, non è molto importante. Però c'è un problema con le password, che la gente usa sempre le stesse. Quindi va a finire che per la maggior parte delle persone questo PIN è anche il PIN della SIM, oppure ancora peggio il PIN del banco, ma roba del genere. Qual è un buon modo di cifrare la password? Perché per cifrarla mi serve un'altra password, un'altra chiave. E dove la tengo? Sì, dovresti cercare, quando cifri la roba, di dipendere da qualcosa che conosce l'utente. Quindi un PIN è una password che l'utente inserisce quando accede alla tua applicazione. Tu da questa password puoi generare una chiave AES. Certo. Questo vuol dire impattare molto sull'usabilità, perché ogni volta io devo rompere le balle al mio utente. Certo. È chiaro che poi uno dipende anche dalle informazioni che deve proteggere.
se devi proteggere delle informazioni molto importanti, è chiaro che al tuo utente una passwordina la puoi chiedere, almeno un PIN. Infatti le banche lo fanno, insomma. Grazie. Per SQL Lite vi segnalo questa libreria che è eccezionale, perché è praticamente la metti e mima le API che abbiamo su Android su SQL, però ti nasconde l'encryption, quindi gli passi una password e ti decripta in modo trasparente il database SQL. E quello che bisogna fare è cercare, appunto, come dicevo, di non memorizzare la chiave con la cassaforte, e insomma, se ci fate il database SQL non salvateci di fianco la password, insomma, se no è tutto inutile che lo installate. Un'altra cosa è assolutamente non implementate la vostra crittografia, ma utilizzate librerie già fatte, perché mi è capitato di vedere un po' di tutto. Senza fare nomi, c'era un'applicazione che memorizzava il PIN, faceva l'XOR con il nome utente dell'utente, quindi insomma tanto valeva che lo scrivevano in chiaro. Poi facciamo un breve cenno, proprio perché qui si potrebbe parlare per delle ore, 5 minuti, figa. Parliamo brevemente di Secure Network Communication. Dobbiamo cercare di proteggere i dati in transito, almeno cercare di usare SSL se trasmettiamo informazioni sensibili, ma sarebbe meglio cercare di implementare certificate pinning se dialoghiamo col nostro server, così ci fidiamo proprio solo di quello e siamo più al sicuro. Qui mi sa che la devo saltare perché poi volevo far vedere la demo. Praticamente nel nostro Android Manifest definiamo quali sono i componenti esportati a cui hanno accesso gli altri processi in Android. Quindi qui vi ho messo una serie di raccomandazioni che poi le slide sono available, e magari le potete leggere perché sono un po' a corto di tempo. Qui c'è un esempio: MacOS Antivirus, ad esempio, hanno delle funzionalità premium, avevano, perché adesso hanno corretto la vulnerabilità, dove c'era, aprendo l'applicazione, c'era questo schermo dove bisognava registrarsi e pagare. Peccato che nel loro manifest avevano sbagliato, ed era possibile costruire un intent a regola d'arte per bypassare la registrazione e usargli le loro funzionalità premium senza pagare un centesimo. Questo lo saltiamo perché non c'è tempo. L'ultimo attacco, poi vediamo l'appendice, gli attacchi alla memoria RAM, che sono, diciamo, quelli un po' meno trattati. Quando sviluppiamo, chiaramente abbiamo variabili, classi, strutture dati, che poi quando il nostro codice gira vengono caricati in memoria RAM. Quindi diciamo che se cominciamo a memorizzare delle password in variabili di stanza, ancora peggio statiche, dopo va a finire che rimangono in memoria RAM. Un attaccante o un malware, elevando i suoi privilegi, può recuperare la memoria RAM del nostro processo e guardarci dentro. Quindi qui, ad esempio, in questo dump della memoria RAM vi ho fatto vedere che ho trovato questa password, insomma. E qui c'è un modo facile per ottenere un dump della memoria RAM incompleto dal telefono, se volete guardarlo nelle slide. Praticamente vi dà solo l'IP della virtual machine, non vi dà tutta la memoria del processo Linux. E qui ho voluto, diciamo, inserire l'argomento un po' più avanzato, se qualcuno è interessato, la runtime manipulation. Praticamente, che cos'è runtime manipulation? Noi possiamo inserire codice in applicazioni e il sistema senza toccare nessuna APK. Praticamente sviluppiamo dei rimpiazzi per dei metodi e li iniettiamo nel sistema e nelle nostre applicazioni. Potete ben capire che questo è molto potente, perché posso andare a cambiare applicazioni di terze parti e il sistema senza doverle toccare e senza allertare alcuna tampering detection. E poi soprattutto scrivo codice in Java, non lo scrivo in Smalley. Qui cosa ci serve intanto per fare questa cosa qua? Ci serve un telefono rootato, e poi, se vogliamo renderci la vita semplice, installare uno di questi due framework. Uno si chiama Cydia Substrate, che quelli familiari su iOS conosceranno Mobile Substrate, l'autore lo stesso, e Exposed Framework.
questi due framework, una volta installati, ci rendono possibile sviluppare dei plugin e iniettare codice a runtime nelle altre applicazioni. Qui vi ho fatto un esempio di questo wallet per le password. Praticamente serve per condividere le password in modo cifrato dal PC al telefono. Intanto a una prima analisi vediamo subito che hanno già fatto un errore. L'applicazione è completamente non offuscata, quindi è molto comprensibile. Poi vediamo subito che hanno disabilitato in modo incorretto i log. Come vedete, si sono fatti una classe di utility per il login e poi hanno svuotato solo i metodi in modo da disabilitare a runtime il login. Noi cosa facciamo? Andiamo a iniettare del codice in questi due metodi per riabilitare il login, così vediamo il log come lo vede a debug lo sviluppatore. Qui vi ho messo l'implementazione di come ho riabilitato il login, se poi volete guardarla, ma è praticamente 80% è boilerplate code e il resto è l'implementazione dei metodi. Sono diciamo il codice del framework per iniettare il codice. E questo è un pezzo di output di quell'applicazione super sicura di password che ha stampato la mia password, che in questo caso era testing, e poi ti stampa tutta una serie di informazioni su come loro derivino la password e come usino la crittografia. Quindi io a costo zero, anziché stare chino a fare reverse engineering, basta che mi leggo il loro logging e già capisco come funziona. Il reverse engineering può essere anche divertente e non solo legato alla sicurezza. E infatti volevo farvi vedere un'altra applicazione un po' più divertente. Utilizziamo runtime manipulation per creare un cheat su Android. Qui vi faccio vedere un'applicazione che ho sviluppato che va a iniettare dei cheat nei giochi Android. Se qualcuno non è open source perché non ho avuto tempo di finirla, ma se c'è qualcuno interessato che vuole collaborare a fare cheat per altri giochi, molto volentieri. Il gioco che utilizziamo è Super Hexagon. Se qualcuno che lo conosce? No, eh? Ok, dai, qualcuno lo conosce. Beh, è uno dei miei giochi preferiti. È un gioco molto difficile, è un gioco diciamo molto che prende molto. E ve lo faccio vedere due secondi. Cazzo, è troppo grosso. Faccio vedere il gioco due secondi e poi vi faccio vedere il cheat. È molto difficile, quindi quello che vogliamo fare noi è barare al gioco, perché vogliamo battere il record lo stesso. E quindi ho sviluppato questa applicazione per iniettare il cheat. Qui abilitiamo il cheat e dopo settiamo di quanto vogliamo rallentare il gioco. Adesso vi faccio vedere molto rapidamente, che abbiamo finito il tempo, il cheat. Lo abilitiamo, qui settiamo la velocità a un quarto, giusto per essere comodi a fare il record, e chiudiamo il gioco per farlo ripartire col nostro codice iniettato. Super Hexagon. Non si è reso conto di niente e funziona in maniera regolare. Adesso faccio partire. Vabbè, avete capito. Adesso ho finito il tempo, quindi quindi devo andare. Ho finito, ok. Va bene, allora l'ultima abbiamo finito. Qui se volete c'è altro materiale che vi propongo per imparare a sviluppare applicazioni sicure, lo guardate nelle slide perché purtroppo ho sforato pesantemente. Qui ci sono i miei contatti e se volete contattarmi o se dopo mi trovate in giro, se volete approfondire o vedere le cose che sono rimaste fuori, molto, molto volentieri. Grazie.